Ciao a tutti, oggi sono felicissima di condividere con voi la mia ricetta delle friselle o frise senza glutine. Sono troppo buone e leggerissime. Vediamo subito come si preparano. In una terrina faccio sciogliere 7 g di lievito di birra fresco, che potete sostituire con mezza bustina di lievito secco. Con un po' d'acqua tiepida, in tutto utilizzerò 290 ml di acqua. Poi vado ad aggiungere 200 g di farina Farm Fibrepan, che è una farina senza glutine, e 100 g di farina integrale, sempre senza glutine, della Nutri-Free. La farina Farm potete tranquillamente sostituirla con la farina Caputo oppure con la Nutri-Free per pane. Se invece utilizzate la Mix B, dovete diminuire di 30-40 ml l'acqua, le dosi dell'acqua. Mentre la farina integrale, allora a questo punto vi consiglio di usare o 50 g di farina di grano saraceno e 50 g magari di farina di miglio, oppure 50 g di farina di grano saraceno e 50 g di farina per pane, sempre senza glutine. Ora aggiungo una presa di sale e circa 2 cucchiai di olio. Continuo a mescolare energicamente con il cucchiaio fino a quando l'impasto non risulta omogeneo e si sarà staccato dalle pareti della ciotola. Lo copro con la pellicola e lo lascio lievitare, fino al raddoppio e ci vorranno all'incirca 1 ora e mezza. Trascorso il tempo di lievitazione, vado a infarinare la spianatoia con un po' di farina di mais e verso sopra l'impasto. Ora con le mani leggermente infarinate formo un filone. Con un tarocco taglio un pezzettino di impasto, lo allungo con le mani e continuo così con tutto l'impasto. Mi raccomando, sigillate bene le estremità di ogni ciambellina, così in cottura non si apre. Ho sistemato le ciambelline di pane su una teglia foderata con carta da forno. Ora le copro e le lascio lievitare ancora per 30-40 minuti. Dopo 30 minuti vado a spennellare la superficie delle friselline con un filo d'olio. Questo passaggio è facoltativo. Io preferisco sempre spennellare il pane o i panini con l'olio, così vengono ben coloriti. Ora le faccio cuocere in forno caldo preriscaldato ventilato a 200 gradi per 20 minuti. Dopo 20 minuti le sforno, le lascio leggermente intiepidire e le taglio a metà. Le dispongo sempre una vicino all'altra nella teglia. Con la mollica rivolta verso l'alto. Sono morbidissime, guardate. Sono perfette da mangiare anche già così, cioè se anziché dei panini, le ciambelline di pane. Ora le riporto in forno e le faccio cuocere per altri 20 minuti a 180 gradi. Ed eccole qui, le mie friselle sono pronte. Sono davvero felicissima di aver condiviso con voi questa ricetta. Io le adoro e in prossimità dell'estate, con i pomodorini, la mozzarella e il tonno, sono perfette per cena. Provatele, mi raccomando, e fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo presto con un nuovo video. Un bacione a tutti dalla vostra Miri. Ciao!